Benvenuti in live, ragazzi. Sei entrato nel canale. Benvenuti a tutti, siamo qui con Emily Wilson, anche oggi in pattuglia dopo il rapimento. Quindi si torna a lavorare perché Emily vuole solo lavorare, ora sa male, così, quindi... No, non c'entra nulla lui, l'avevo costretto io poco fa. Anche lei scenda con la manina. Immediatamente. Scendete. Vieni, ha il diritto di rimanere in silenzio, ogni cosa che dirà potrà essere data contro lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato, se non se lo può permettere che avrà affidato un ufficio. No, non me lo posso permettere. Collega, faccia scendere la signorina dietro lei. Un avvocato. L'avevo obbligato io. No, ci penso io a lui. Non vai più alla signorina. Allora. Chi è che la vuole? Signora, scenda. Le do una mano a scendere. No, non posso scendere. Le do una mano io. E dammi una mano, ti faccio vedere io. Ecco. Oh, madonna. Porco che. Ma che hai fatto? Se prova a toccarmi... La metto fuori uso, lo dico già da ora. Se giri, cosa c'è là sotto così duro? Sta toccando. Se giri? Se giri. Si volti. No! Signora, ferma! No! Ecco là. Ah, un po' esagerato. Ciao Simone. A me piace di più se allora lo... No, stia lontana da me, stia lontana da me. Vieni qui. Sì, ora può spostare la macchina, lei per favore. Va bene. Serena, lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa che dirò farà verrà utilizzata contro di lei. Avrà diritto un avvocato. Oddio. Ma retromarcia sta macchina. Ma magari si ammazza. Non ho capito i miei diritti. No, andiamo in... No, sulla battuta. Va bene. Non può dire mamma. No, di là deve andare, signore. No, diceva la macchina. Magari si ammazza la macchina. Ah, ok. Chi riesce a dargli a spostarla? Che è un po' impossibile. Avvocato. Hola, che sa tutto sto masella qui. Posso parlare con lei in privato? Datemi qualcosita pure a me. Amore, vieni tu come avvocato, vieni a difendermi. Andiamo, Liam, per favore. Signore, salve. Salve. Ha bisogno? Una firma. No, okay. Tutto qua. Un utente è entrato nel tuo canale. Buonasera, Emily. Ciao. Sono live. Sì, io anche dovrei non portarmi. Il Romulo di Rie invece... Prego, 100. Sempre per... Ciao Grave. Oh mio Dio. Stabile lontano. No signora, non tenga le distanze. Ah, ok. Grazie. A me va a prendere l'uccello e alle no. Ma dove siamo? E io c'ho l'uccello, scusa. Non lo... Cioè, no, cioè, intendo dire, e che io è una domanda, c'è l'uccello, sto in veste di sorsa. Ho detto, a me ha preso l'uccello. E a me non c'è il pericolo che lo prenda, perché non ce l'ho, quindi. Pensavo... Sì, era le distanze, ha detto. E lei deve venire qua con me. Sì, però devi stare ferma. Allora, se non ci aiutiamo fra noi donne... Ok, ascolti. Allora, io ho diritto ad avere un Tampax. Un Tampax? Collega, procuri un Tampax alla signora. Allora, o mi dà un Tampax oppure glielo chiedo al suo collega. Collega, procuri un Tampax. Cosa vuole? Ma... Vabbè, ce ne sono più, intanto c'è qui Soprano usa Tampax, quindi prendo uno un attimo. Voglio il Tampax. Soprano. Ecco, così sono i Tampax di Soprano. Guardi. Perché Soprano gliel'ha afferrato lì a me. Gliel'ha afferrato. Sì, io l'ho stretto con forza. Sì, oh, che schifo. Dentro. La signorina chiudetela nell'altra stanza. Signorina? No, lei no. Con amore mio voglio stare. Ma madonna, mi sta iniziando... Soprano, vai. Mi sta iniziando a rompere il cazzo però. Questo. Io con lui, voglio stare. No, col signore deve andare. Amore, non ti preoccupare, ti tiro io fuori. Grazie per il pollo, Sparklozza. Dovete andare dall'altra parte della scrivania. Tutte e due. Ecco, tutte e due, dai amore. Ti tiro io fuori da qui. Te lo tiro fuori. Sì, allora. Chi è ragazzo qua? Il signor Edoardo De Santi. Bravissimo, signor Edoardo, lei sa che reato ha commesso, sì? No, non lo sapeva. Ti zitta lei, zitto, non lo so. Allora fammi tacere tu in qualche modo. Ma la faccio tacere io. È chiusa a chiave? No, è apertissima. Vabbè. Lo so che è apertissima. Beh, stati qua dentro e rompere il cazzo. No! Ah, bene. La clausura l'ho sempre odiata io. Okay. Ho contattato un uomo delle pulizie per pulire la cella. Sì, sono Wilson, chiamate l'uomo delle pulizie per iniziare a pulire la cella. Ma io sporco tutte le celle. Non ho ben capito che il reato ho fatto in quanto la signorina mi è montata in macchina alla velocità della luce. No, cioè, non è vero, perché io ero lì di fianco, lei è arrivata e ha detto salga, 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 e salite e siete scappati. Quindi lei sarà accusato di fuga dalla polizia e questo. Soprano parla da qui dietro. Soprano sono dietro del vetro, comunque anche in traccia alla giustizia. Esatto, in traccia alla giustizia pure. Ma poi ragazzo sto signore, probabilmente gliel'ha piazzato. Gliel'ha piazzato? No, non me l'ha piazzato, ma penso che mi farò. Mi vuole spiegare come mai è venuto lì a caricare il signore o signora? Perché mi avevano detto che era stato arrestato e mi dispiaceva, poverino. Ah, allora aiutiamo i criminali, certo. Non era un criminale, ma perché? No, è un criminale a tutti gli effetti, anche di quelli pericolosi. Ha sfondato la porta della sala accanto a suon di cat. Che ride. Che ride. Non è simpatico. Non riesco a contenermi. Liberate il signore e la prossima volta che fa una roba del genere... No, no, signore, sopra, sai qual è la penitenza perfetta? No, vieni con me, aspetta. Mo, tu pulisci la cella qua di fianco. Sì, no, 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 lasciamo la signora smanettata con il signore dentro. Aspetta. Oh, madonna. Oh, madonna. Quello è come la stupro. Ma che cazzo sta... Che schifo, mamma mia. No, vi prego, gente, no. Buona permanenza. Che schifo. E qui la festa. Le è piaciuto, aiutare i criminali a scappare? Che schifo. Toglietevi le manette. Senza le manette non riesco a difendermi. Aiuto. Che schifo. Vi prego. No, che cos'è questo? È bagnata la signora, ma che schifo. Ammazza, adesso tutta bagnata. Vabbè, venga qua. Tiralo fuori, poverino. Dai, vieni qui. Oh, perfetto. Ma liberalo e vada via lei. Vabbè, come la vittima. Non lo farò più. Sì, che me la butta a culo? Io, se non sta zitto. Cioè, no, nel senso... magari, vieni, no. Dai. Non vieni adesso. Basta lei. Venga qua. Ah, venga, stare zitta in qualche modo. Sì, mo la faccio stare zitta. Ecco. Io comincio a scappare, Prendo un po' di vantaggio. Se ne vada lei, vada. Tesoro, ci vediamo dopo. Signorina, sta vicino la cella? Madonna mia. Oh, finalmente. Guarda che sto incazzando. Oh, senza manette Ora me lo posso strullare un po'. Oh, madonna. Cosa? Soprano, vai a fargli compagnia. No, no. Soprano, vai con lui, vai con lei. Ma comunque io la vedo fuori. Vabbè. È normale, faccio il saltino con quella dentro. Ecco. Oh, madonna mia. È ancora fuori. No. Vieni qui. Soprano, vai, vai. No! Sì, così la fa godere di più. Tanto è chiusa qua dentro, io mi frego. Ah, scusate, un palo che posso usare come vibratore mentre mi date la scarica elettrica? Che vabbè. Guarda che scippo un palo di ferro, te lo dico. Oh, abbiamo solo 12 mesi per allontanarci dalla zona, io ve lo sto dicendo. Ok, va, ciao. Vi saluto. Buona permanenza, salve. Vi ricorderò di te. Oh, madonna. No, Soprano? La pensata, no. Soprano, devo parlarti. Eccola. Lontani. Vieni, Soprano, vieni, vieni qui. No, lontani da lì, no. Via, via, ho paura io. Andiamo qua da qualche parte. Ah no, qua però. Secondo me la sfonda quella cella. Sì, sì, la sfonda. Mi ha preso l'uccello prima. Anche a te? Me l'ha stridolato. A me ha fatto altro, veda un po' lei. Gli ha proprio piazzato al soprano. Andiamo su. Che schifo. Che schifo. I miei droni stanno piangendo. Ah, c'hai i droni? Eh sì. Porca puttana. Bello. Da. Li ho accesi poco prima che la prendessimo alla gara centrale. Spero che qualcuno si stia divertendo. Comunque, Soprano. Sì. Hai letto la denuncia? No, come ho fatto? Leggi. Non la leggo dal computer qua di qualcuno. Ma com'è, è capitano questo? Chi se ne frega, il suo computer, non posso. No, sono i porno sul capitano. Fammi leggere. Ciao, Liam, vieni qua. Se lo sta stuprando, vieni qua, vieni. Allora. Sono i curiosi. Via da qui. Ma che c'è dagli ordini? Via da qui. Stiamo parlando di cose riservate, via. Ma che vuol dire? Via. Stesso grado, non è che ci può via però, stiamo parlando di cose riservate. Ma dove l'ha scritta sta denuncia, mannaggia lei? La stazione denunce. Che roba cazzo è? Ma voi avete accesso alle denunce? Sì, però poi capisco perché te lo piazzano, se stai così. C'è scritto un K. Di Ryu Tanaka, oggi alle 1:00. Ah, aspetta. Signori, potete per favore uscire da questo ufficio? Vabbè, andiamo a liberare la bestia, no. Andiamo a liberare, va bene. No, che mo libero la mia di bestia, guarda qua. Eccola. Diciamo che Wilson è la sua amata. Ah, l'hanno capita. Già. Oddio, sbagliato. Mi dica. No, non l'hai visto, quindi... sono un po' dentro tavolo. Un attimo. No, niente, solo questo l'ho fatto leggere, c'era attento. Ah. Io non so cosa abbiano fatto mentre sono rapita o meno, però... Non so cosa... Vabbè. Una parrucca? I capelli sono più lucenti del solito. Sì. Ah. Comunque... il fatto che non so cosa io abbia detto mentre me l'ha rapita, non so io cosa abbia fatto mentre me l'ha rapita, comunque vi dico di stare attenti. A chi? A voi tutti, agenti, sceriffi. Se hanno rapito 2 agenti di polizia e terzi, diciamo /3 ieri, chissà cosa, l'altro ieri, chissà cosa. Non ti ricordi Miller che è stato rapito? Ah certo, ma per quello so già perché. Non so ok, comunque diciamo che dato che siamo già anche la quinta persona, io e Broadway siamo state le quinte persone a essere rapite con gli stessi, diciamo, trascorsi, con gli stessi esiti poi dopo il rapimento. Quindi sappiate che... Ma c'era qualche testimone di questo rapimento? Sì, quelli che hanno fatto la denuncia. Bene, dopo chiamerò la signorina Lison. Comunque ci dovrebbe essere anche... Del... Sì, anche Miller se ne stava occupando di sto caso, però volevo solamente avvertirti del fatto di stare attento che magari non rapiscono qualcuno di voi anche. Penso che se ne stia occupando Miller di sto caso, ho detto che avrebbe aperto un fascicolo oggi dopo l'interrogatorio. Va bene. Se vuoi confrontatevi con lui e parlatevene con lui. Dirò a tutti questa cosa. Io adesso inizierò a mandare qualche annuncio di scomparsa di Marghe, perché non si sa. È sparita così, nulla, in disagio. Io guarda, ti dico la verità, ci ho parlato un paio di giorni fa, mi sembra, prima dell'allarme della sua scomparsa. Mi ha chiamato, mi ha parlato di un fascicolo in cui stavamo lavorando. Boh, sparita. Mo vediamo. Beh, salve, polizia. Dipartimento di polizia dello Santos, mi dica. Salve, signora, volevo solo denunciare un fattaccio. C'è una macchina abbandonata in mezzo di strada, rompe i coglioni, come facciamo? Modere il linguaggio innanzitutto. Comunque non ce l'ho mica con lei, mi perdono. Vengo lì sul luogo per vedere e poi valuterò cosa posso fare. Vabbè, la ringrazio, gente. Salve. Dov'è che è il posto? È la strada quella del Burger Shot. Perfetto. Davanti al Burger. Arrivederci. Arrivederla. Che tipaccio sto qua. Sì, ci sta Manix. Vado a rinnovare le patenti e arrivo in centrale. Salve, agente. Salve, dov'è il veicolo? Gente. Guardi, è qui in fondo, vede. Là. Ok. Vabbè, mezzo ai coglioni, guarda quanto è mezzo ai coglioni. Vedrò. Valuto. Sì, in effetti un po' in mezzo alle palle. Sì. Salve sergente. Salve. Che facciamo? La demoliamo? Valuto se c'è un meccanico o meno, ma non c'è, perché meccanici non ci sono. Beh, allora lasciamo qua in mezzo. Sì. Ma veramente? Non ho nessun diritto e nessun potere per poter spostare questo veicolo, quindi dobbiamo aspettare un meccanico. E niente. Qualcuno potrebbe farsi male, però. Lo so, ci metterò dei coni per segnalare l'auto, ma non posso fare niente. Immagini i bambini che attraversano la strada e vedono una roba del genere. Che insegnamento li diamo ai bambini? Niente, diciamo che non fare questo modo, signori, mi dispiace, non ci sono meccanici. Ci lasci un bigliettino con scritto Baiush almeno. Quello ci starebbe. Vabbè, metta le transene, che le devo dire, insomma, faccia lei il suo lavoro, io non intervengo. Ok. La ringrazio. Perfetto, arrivederci. Arrivederci. Emily, posso preparare una cosa? Cosa? Sto guardando la una mappa della centrale di polizia di Pinewood. Sì. E secondo me... C'era già, c'era già una volta la mappa di Pinewood centrale. Poi l'hanno tolta col wipe. Non ho capito. Una volta c'era la centrale di Pinewood mappata, col wipe nuovo l'hanno tolta. Mm. Allora niente, perché era carina era. Però mandami il link, vediamo se era quella. Aspetta. È molto bella, se si riuscisse a mettere farebbe la sua porca figura. Adesso sto correndo per andare fino in concessionaria, poi mi devo incentrare. Questa era. Adesso vado a vederla. Vediamo un po'. No, questa no, non c'era questa qui, non era questa qua, quella che avevo visto io. Vero? Aspetta, no, mi sembra, aspetta. No, mi sa che c'era già questa, aspetta, non lo so, mi sa di sì, 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 mi sa che c'era questa. C'era, però boh, potessi proporla, metterla in proposte. Prova a metterla in proposte. Vediamo. Sul sito del Santos Life mette in proposte. Sì, 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 dopo proverò. Avevo anche un'altra idea per il lavoro del banchiere in mente. Beh, sì. Ho la possibilità di fare i prestiti. Prestiti, investimenti in borsa, buoni fruttiferi, pignoramenti. Finanziamenti, perché no? Cioè, potenzialmente si può creare un mondo. La banca c'è già. Esistono più di una di banca. In borsa sarebbero spettacolari. Tu investi, non lo so, 10.000 dollari. Se le azioni salgono, tu vinci. Se non scendono, tu perdi. Azioni IRL. Qui non lo so, dici la Google piuttosto che. Se sale, vinci. Se scende, perdi. Boh, dovresti fare le proposte business, l'hanno fatto, cioè erano aperte le proposte business. Devo fare le proposte business allora. Sul sito, cioè hanno aperto le proposte business, hanno aperto. Devo fare. Sì, no, 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 da prendere io però. Infatti ho detto, hanno fatto le proposte business, tutto finirà all'asta ovviamente, ogni business finisce all'asta sempre. Però se vuoi fare, se vuoi proporla, vai, scrivi in proposte business. L'hanno fatto apposta. Sì, santo, mi hanno rapito ieri notte. C'era live, io parlo dalla live, vabbè, non sono spazio. Meccanici non ci sono. Un attimo solo, che sto sbrigando qui con la concessionaria, arrivo. Non so se, mia, soprattutto a Obey. Pensieri, ha bisogno. Pronto, Dipartimento di Polizia di Rosanna, mi dica. Buongiorno. Forse abbiamo risolto, cioè niente, c'è la mia macchina che ha rapito la signorina. La mia macchina ha rapito la signorina. Ma quale? È quella Elis con i capelli rossi. Ma adesso dove siete? Siamo nei pressi del Tequila. E quindi cioè, la macchina da sola è partita e ha rapito una persona? No, la tiene in ostaggio, diciamo. La teneva, dai, abbiamo risolto. Avete risolto? Vabbè, sì, arrivederci. Sì, grazie. Che cazzo, vabbè. Allora, dov'è che... Pronto, Dipartimento di Polizia dello Santos, buongiorno, mi dica. Salve, volevo avvisare, stiamo allo Yudul con la Go Postal. Ok, avete fatto voi due le chiamate? Come? Avete fatto voi entrambe le chiamate? No, io una sola. Va bene, io sto qua. In centrale siete, avevo ricevuto qui la posizione. No, no, siamo alla Yudul. Okay. Ah, già, va bene, ok. Se ci venite a dare un attimo del supporto, che almeno... purtroppo non so quante gente ci sono. Ah, vedremo, staremo a fare dei controlli ogni tanto. Buona giornata. Va bene, grazie. Salve. Salve, salve. Perché mi chiama qualcuno? Pronto, ripartiamo. Salve, agenda, come sta? Sta bene, salve. Oh, ok. Venga. Sì, grazie. Salve. Senta, io ho fatto i rinnovi ieri, però un cadetto, perché avevo detto di farmi pure quella per la patente provvisoria, però non c'era nessuno. Cioè il cadetto mi ha detto: no, guardi, ripassi domani. Oggi ho provato a chiamare al concessionario, ma niente. Come? Cioè, niente, sicuro? Sì, provi anche lei, vedo un po'. Magari è arrivato adesso il... o qualcun altro, non lo so. Non sarebbe collegato a fare patenti? Ah. A me perché non mi rispondono questi? Secondo, Oh, sì. Ma sei andato a fare patenti tu? Salve, signore. Sì, mi sta rispondendo un attimo. Sono in concessionaria. Pronto, Anthony? Bellissima poliziotta. Ciao, Anthony, senti, c'è un uomo che deve fare patenti, te lo mando a te. Ciao. Sì, mandalo, ciao, bella. Ciao. Ciao. Senti, quindi allora, bisogna fare l'armeria chiusa da 2 settimane. Bisognerebbe comunicare al governo di fare stasta per i 3 business che sono stati chiusi. Che c'entro io? No, pensavo. Cazzo, la mia è da 2 settimane. Vediamo che... Sì, pronto, Dipartimento di Polizia dello Santos, parla con il sergente Wilson, mi dica. Non la sento, mi dispiace. Comunque c'è della gente che va a vendere, se non a vendere YouTube con la Go Postal, se magari riesci a mandare qualche pattuglia tua se ci sono, oppure passare a controllare ogni tanto così. Perché cosa... Vanno a vendere lo YouTube. Ma... Pronto? Salve, sì, salve, sono il detective Soprano, mi dica. Arrivo subito. Che è successo? Sono un Burger Shot rapina. C'è stata. Schiattato, fermati. Ah, porca troia. Sali intanto, poi soffrirei in macchina. Soffri in macchina, sali. Grazie. Dopo andiamo in ospedale, cioè, se stai male. Ah, che male. Hai rubato la testa? Pochino, no, c'era l'airbag comunque. L'auto non gira un cazzo. Sentiamo degli spazi. Signori, sentiamo degli spari provenire dall'abbaio ogni tanto, da quella parte. Sceriffo, da quella parte? Allora, degli spari? Sì. Sono passato vicino al negozio di maschere, dai verso la spiaggia, li sentiamo arrivare da lì. Andiamo a controllare allora. Vai tu, io sento quei signori. Sì, chiama i medici in caso si senti male. Permesso. Un attimo. Qui, sono uomini armati al negozio di maschere. Oddio, signore. Fermo. Uomini armati del negozio di maschere. I rinforzi immediati. Sì, venga che sparano, gente. Non lo so chi cazzo è. Occhio. Arrivo. È una jeep grigia, altezza di negozio di maschere. Richiede i rinforzi immediati. Non lo so, è sparito. Era armato pesante. C'è un uomo a terra. Richiede un intervento di un'ambulanza dopo. Signore, vada di sicuro. Due uomini a terra. Mi avvicino. Polizia, c'è qualcuno? Tre uomini a terra. Cazzo. Uno scappa là in fondo. Vai. Signore? Ce ne sono due. Dove? Scappano? E dritta a noi. Ti vedo. Uno sta scappando. Fermo l'altro. Seguilo. Dai, cazzo, dai. Fermo. Ah, cazzo. Ah. Me l'ho finita, me l'ho sparato, fermo! Dov'è? Me l'ho sparato, sono ferita, sono riuscito a teserarlo. Dove? Sta correndo un uomo qui, sempre qui in posto. Stai fermo! Dove? Dopo la curva, come sei finito? C'è un uomo armato, i gli forti sparano! Mi stanno sparando! Lo vedo! Aiuto! Posizione. Aiuto! Posizione, ragazzi! Atterrato! Chiedo risposte immediati! Se non mi dai la posizione non posso venire. Negozio di maschere! Ce n'è un altro! E niente, rip. Mi hanno atterrato alla fine. Sono negozio di maschere, io sono a piedi. Se mi venite a prendere riesco a venire. Ma prendi il cazzo di ruba un'auto, corri, vai. Smith, ti vengo a prendere io. Non è Smith. Ce ne sono auto. Dove sono? Merda, raga. Ce ne sono un botto a terra. Dove sono? Siamo vicino al negozio di maschere, tipo. Un utente è entrato nel tuo canale. Uno in maschera. Dani, sei morto? Sì, sono morto io. Ti prego, dimmi che è la bodycam perché io non ce l'ho. Ovvio. Però basta che mi fate tirare su, sennò poi dopo. Microfono disattivato. Tanto basta che non ti tolgono il telefono. Mi avete detto negozio di maschera, giusto ragazzi? Questo è Wilson. Minchia, uno. Stai attento che non mi tirino via i dispositivi almeno, te. No, ci sono io. Microfono disattivato. Minchia, quello lì mi stava... Madonna, che palle, ragazzi. Dopo vi raccontate com'è andata, quanto è lontano dal negozio. Sì, lo so che non devo parlare, infatti non l'ho parlato. Sono informazioni strane. Quanti sono vivi? Ancora uno di loro? Aspetti, venga. Speriamo che non mi tirino via di commercio. Se anche non arrivi uno da qua, mi tiri via i cazzo di dispositivi, porca troia. Vediamo. È pieno di gente a terra, ci saranno tre persone. Sì, ci sono 4 a terra, se non di più. La madonna, che cazzo è? Cazzo, per un medico, no? Adesso speriamo che sia. Cazzo avete fatto, raga? Io vedo Jonathan Soprano online, però in radio, non sono sicuro. Con la macchina. Io sto arrivando. Sentiamo gli altri come si coordinano in tante live. Cazzo di gente. Caboia. Dove sei, Luigi? Sono lì di fianco al negozio di maschere, dietro praticamente. Sei dietro al negozio di maschere? Sì, tu vai al negozio di maschera, vedi le pattuglie tutte lì. Sì, io sono davanti al negozio di maschera. Vai un po' più avanti dove c'è. Cazzo, per fortuna ho preso il taser, ragazzi. Quanti ostili, ragazzi? Quanti ostili ancora? Sì. Sono almeno 3-4 persone a terra. Io sono mutato. Io sono mutato, sono mutato. Loro non mi sentono. Però io sento loro, perché tanto la radio in teoria continua a funzionare. Chi è questo con la macchina nera? Può chiamare l'ambulanza, che qua c'è un botto di gente ferita. Quindi io sento la radio, perché nell'RP si sente. Però io sono a terra, quindi non aspetti qua con la gente. C'è un SUV davanti al negozio di maschere, chi ha? Local. Sei sicuro? Sì. Okay. C'è già la Soprano, vedo su UTS, però... Davanti al coso delle maschere. Wilson, stai bene? Figa raga, che cosa è successo? Ma che cazzo avete fatto? Fra una sparatoria gigante. Ma non è un local, è un player. Figa, sono entrato in giro. Cioè ti dico, io non posso parlare perché sono morta di orgoglio, però guarda, sono senza parole. No raga, come senso, cos'è? Sono senza parole, guarda ciò che è successo. Sta scappando, mi sa. Rese 5 2006, scheda video era 58 GB RAM. Raga, mettete in una partita penso di sì. Sinceramente non mi interessa, non mi intendo molto di computer. Ha risposto un medico, sceriffo. Non mi intendo molto di computer io, sinceramente, X-Large. Però 16 GB di RAM ce li ho anch'io, 8 GB di scheda video ce li ho anch'io, poi non so che cosa ci sia di... Comunque era un player. Penso comunque di sì. Per forza, mi chiedono davanti al negozio di vestiti. Infatti, dopo chiesto sì. Chi è che ha lasciato la pattuglia qua? Tu mi vedi, Pasquale? Io ti vedo. Cadetto, chi è questo? Waves, io ti vedo fermo sul blip della cosa. Sul blip alla centrale di polizia. Minchia, che sparatoria, ragazzi. Centrale? Sì. Ora sei sceso e sei scomparso. Vabbè, ma la voce chi se ne frega è modificata. No, vedo la tua macchina, però. No, sto parlando con. Sì. Mi vedi perché. Ok. Niente, sì, è scomparsa la macchina, infatti. Perché l'ho spostata io. Madonna, oh no. Quanto van lenti a scuola sta roba. Arriva. Dica. Ti apre la pattuglia di Wilson. Vieni con una pattuglia, Soprano. Sì, sto arrivando. Come arrivo, secondo te? Io la pattuglia di Wilson. Raga. Che cazzo? Oddio, qui, però. È passato troppo forti. È passato un cazzo di SUV viola davanti qua. Grazie per il follow, XXLar. Minchia danni ti hanno sciolto con quello su però 500 x. C'è uno sceriffo che corre qua. Cioè dopo ci devi vedere delle cose. No, allora là ce n'è uno a terra che ho ucciso io. Là c'è uno che ho ucciso io e qui c'è la Wii. Avete preso i documenti? Mamma che situazione. Sicuro? Ok. Controllate addosso se sono qualcosa. Ti dico, per fortuna ho fatto una scelta giusta. Vado davanti. Ho fatto una scelta giusta. Qualche madonna qua è una strage. Qua ci sono 3 persone per terra. Ma quello che stavi seguendo è lui che ti ha sparato? Penso di sì. Sì. Ma in teoria sono morto, quindi non potrei neanche parlarti, diciamo. No, effettivamente no. Cioè, però dopo tanto ci vede tutta la body. Ho la bodycam, quindi si vede tutto dopo. Però il problema è che sono in live, non posso scaricarla live. Beh, la bodycam c'è uguale, cioè. Sì. Minchia, un massacro qua. Sì, massacro. Quando mi ha visto Tetra che gli sparavo mi ha pushato per uccidermi con lo sweeper, perché da lontano fa schifo, ma se mi si avvicinava ancora mi scioglieva. No, cioè, Luigi li ha presi tutti. Ho preso tutto io. Il video di tutti i documenti? Il teser era una scelta, sì. Di tutto. Beh, no, con lui il cadavere per terra? Certo. Ok, no, poi rompono i coglioni. Ragazzi, io... Avete fatto? Sì, tranquillo. Quanto a posto. Bravo. Fondo. Anche dei veicoli qua. Sì, sì, tutti i cadaveri. Sì, sì. Sì, sì. Tutti controllati. Ce n'erano. Ma quanti erano? Due, sono 4 qua. Al... 5. Sono 4 qua dove. Di che cazzo era? Vicino, è tutta la. Tutta la io ho preso i documenti di. Perfetto, ho preso i documenti di 4 persone a terra. 4? Sono 5. No, hai ragione. Vabbè, li riprendo anch'io per sicurezza. 5. Facciamo che li dividiamo, va? Ma... io spero che arrivi l'ambulanza perché non voglio morire. Allora, ce ne sono 3 qua e 2 di là, sì. Mi hanno chiamato, c'è una che sta seguendo uno. Vado. Ti rubo la macchina, Soprano. Ma porca... fammi salire, aspetta allora. Aspetta, vengo anch'io con te magari. Ah, vado io. No, ragazzi, no. Che cazzo era? C'è uno solo qui. Aspetta. Oh, fai no, ce li ho tutti e 5, sì, a posto. Aspetta. Luigi, guarda lì che ce n'è un altro. Dove? Muoviti. Lì, in fondo. Soprano, muoviti. Dov'è? Oh, cazzo. Lì, in fondo. C'è una ragazza. Ma questa non l'avevo mica vista. Ah, mascherata pure. Esatto. Luigi, andiamo a fare sta roba e poi... No, non l'avevo vista proprio. L'ho vista io. Capito? No. Andiamo a fare sta roba e poi arriviamo. Fermiamo una macchina al garage centrale e poi ci siamo. Beh raga, controllate di nuovo in giro perché ce ne sono un fottio, mi sa. Mi sa che le due gang qua si sono voluti male. Ma infatti... Un altro raga, un altro ancora! Madonna, un altro. Madonna. E Luigi ti divertirai a fare l'interrogatorio. Dietro un muretto raga. Tanto non ci sono i medici che interrogatori fa. Sì, sì, sta arrivando invece. Arriva? Sento le sirene. Rispondi, io. Soprano. Niente, non so se ho risposto declinato forse. Ah, ok. Questo è la pistola in mano. Lo Santos Police Department mi dica. Mi raccomando, fai alzare prima. Ora siamo impegnati, guardi. Mi raccomando. Dottore, qua, venga. Ok. Ah, ok. Signore, guardi, allora facciamo. Venga. Qua la gente, per favore. Dov'è? Sotto di lei? Sotto di te. Mi sa che deve chiamare qualcuno allora. Ah, merda. Vabbè, questo qua lo vede invece? Questo qui? Ma no! Quello lo vedo. Faccia questo. No! Non lasciarmi morire, per favore. Non te vede! Beh, chiama l'admin. C'è uno che sta per essere schiacciato. Cammina fare F8 quit e rislogare. No, aspetta. Cammina admin, fatti pare così mi fa apparire. Mi tipa da lui così mi fa apparire. Così si solito fanno. Ma fermo con la macchina, va. Io conosco un altro modo per uccidere Wilson. Però appiccia le sirene magari. Forse è successo una situazione. 11:28. 11:28. L'abbiamo perso. 11:28. È già volatilizzato. Laggo. Okay. Laggo. Fai guidare a me se laghi. Dov'è? Essere a posto. Vabbè, sì. Sì, okay, ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Soprano, che cazzo. Dobbiamo andare in centrale là perché dobbiamo prendere la denuncia, sai. Lo cazzo va. Il sangue lì. Merda. Dietro, vabbè. Ora possiamo andare. Portate l'autobus, portate il pulmino che devo prendere un bel po'. Si alzi piano, mi raccomando. Wilson, tu metti le manette e leggi di diritto. Perfetto. Signore, la manetta ce l'ha già addosso. Signore, lei è in arresto per tutte queste cose che ha combinato. Dopo le elencheremo esattamente. Comunque, lei, signore, è in arresto per spari contro la polizia, tentato omicidio d'agente e fuga dalla polizia. Ha diritto di rimanere in silenzio, cosa ciò che dirà farà potrà essere tutto contro in tribunale. Ha diritto ad un avvocato, se non può permetterselo verrà fornito uno d'ufficio, compreso? Sì, abbiamo visto, infatti adesso lo stiamo seguendo. Vabbè, grazie. Beh, mi segua. Rossa decappottabile. Non riesco a camminare, rubato. Vai avanti. Cosa? Non arrivo a camminare. Non riesce? Ce l'ha magari nei suoi sistemi il sangue. Guarda che l'ha tradito io? Sì. Igor Mirkovic. Va bene, l'aiuto io. Igor Mirkovic. Ehi. Perfetto. Fammi andare in centrale, prendo un'altra macchina. Oddio, che male. Qui Wilson, portate un pulmino per favore, perché sono tante le persone. Vado a prenderlo. Al negozio di maschere, punto di ritrovo. Ricevuto. Da posto? Fammi scendere. Non riesco più a camminare neanche io, ok. Ecco. Arrivo. Vabbè, vabbè, vengo con me. Quell'altro? Quell'altro non riesce a tirarlo su. No, non gli dà il sangue, magari non lo so. Cazzo, due sono despawnati, raga. Vabbè, hai chiesto i documenti. Andate a prenderli comunque. C'è Ferrinius e Gepero lì sotto, che cazzo stanno facendo? Marshal One, mi ricevete? Marshal One, mi ricevete? Sì, volete venire in TAC, grazie. Niente, venga. Un utente è entrato nel tuo altro canale. Niente, qua se n'è andato. Marshal One? A posto, dottor, sono andati tutti in terapia intensiva. L'altro no. No, l'altro va bene, non c'è problema. Comunque ci sarà la sparatoria alla maschera, alla levazione maschera. Allora, raga, sono tutti despawnati, quindi agenti in centrale, cioè in ospedale, per favore. Ma non possono despawnare. Cosa no? Sono passati in quarto d'ora. No, io ero su ancora, è stata la prima caduta. Ah no, no, guarda che sono morti tutti prima di te. Ma quelli vicino al SUV lì giù, li hai preso i documenti? Sì, ho tutti, i documenti ce li ho tutti. C'è un veicolo qui, eh. La macchina l'avete fotografata. Fermo con la Mercedes, fermo con la Mercedes. La macchina no, che c'è qua è stata fotografata. No. Fermo con la Mercedes, per favore. Sì. Torna indietro dalla strada che hai fatto. No, vieni tu qua. No, ho fatto tutto il giro del mondo, adesso no, torni tu dove eri prima. Beh, sto... Secondo. Negativo per il pulmino, non posso prenderlo. No, ma tanto non c'è più bisogno ora. Sia fermo. Torna indietro sta Mercedes. Ah, dottore, venga qua. Aspetti lei. Scusa, è sua, la macchina lì è sua? Allora. Vale. Quella là. Dove? Una moto quella lì. Dottore, per il veicolo e sono via. Ok. Oh, venga, mi segua. Sarà passato un po' di male ora. Con calma, tanto non può scappare con le manette. Hanno colpito sulla spalla, che ci fa qualcosa qua, velocemente, prima che... Su? Stai fermo, per favore? Ci può togliere davanti la fotocamera, per favore? Perfetto. Bene, stia fermo qui ora. Soprano, mi trovo vicino al parrucchiere circa. Soprano, mi ricevi? Sì. Mi trovo davanti al parrucchiere circa, fa venire qui con la pattuglia perché quella persona è malettata. Davanti al parrucchiere. Un veicolo nero in posizione, secondo. Sono io. Ok. Qualcuno è andato in ospedale a prendere quelli che sono respawnati? Boh. Tanto abbiamo i documenti. Qui. Venga signore, venga la battaglia. Ah, ok. Posso vedere un attimo i suoi documenti, per favore? L'ha già preso un collega. Ok, il collega che numero di registrazione ha, signore? Che questa macchina è qua abbandonata? No, boh. È la mia. 640WDEG. Mira, no, è la mia. No? La macchina di Totò. Ma chi cazzo sei tu, infame? Ma di chi è la macchina? Di chi è la macchina? Quella lì, scusi, parlava lei? Io qua. 085. Dov'è Totò? Per favore, trovatelo. Totò. Era in macchina con lui, è sparito. Totò. Un attimo, signore, guardi. No, nessuno. Può salire qui dietro, guardi, collega, gli apri la porta. Salga. No, devo stare vicino a questo io. Salga. Per me la storia. Salgo a questo punto. Ho aperto la portiera. Sì, ho aperto la portiera, salga. Mi ha chiamato putto, infame. Vabbè, dopo ne recuperiamo dopo. Un attimo che la porta del lancio della cintura. Perfetto, andiamo. Signore, lei qua è vestito di bianco? Sì. C'era altra gente con lei? Mi conosce? No, io ero solo con Totò. Non so dov'è l'avete trovato, per favore. Ok. Non lo so, adesso l'abbiamo trovato. Non so se anche c'è, forse magari il collega ha preso i documenti di qualcuno. Che possa essere lui. Ero in macchina con lui. Quando delle, non so neanche se posso chiamarle persone, hanno caricato in macchina la ragazza di Totò. Sì, vabbè, ne parleremo in centrale. Sì, esattamente, ce l'ho qua a fianco. Guardi, questa persona mi ha pure sparato contro. Bravo, ragazzo, come se fosse una tragedia. E per fortuna che ho preso il taser, perché sennò... grazie, gente, per essere intervenuti. Ah, di niente, adesso ci hanno segnato una sparatoria, siamo intervenuti subito sul posto. Adesso parleremo in centrale tutto ciò. Fallisci devo andare all'ospedale. Sì. Ok, signori, una alla volta, le slaccio la cintura a lei. Mi sta mirando? Le slaccio la cintura a lei, perfetto, scenda. Ottimo, e anche l'altro signore, le slaccio la cintura, perfetto, seguitemi per favore. No, no, tutto bene ragazzi. Dove siete? Non vi ho fatto male. Io sono in ospedale. Okay. No, vabbè, sì. Allora, signori, per favore, potete spostarvi dalla mezza, grazie. Il diritto a un avvocato. Ci sono 6 persone di più. Sì, io sto andando adesso in ospedale. Stavo dicendo, quindi mi racconti un attimo cosa è successo. Uno buono gliene serve. Sotto non c'è nessuno. Corrado. Corrado, come stai? Corrado? Sì. Signore, per favore. Tea. Di sotto, grazie. Tea, tu sai tutto, Tea. Tu sai tutto. Mi scusi lei? Luigi? Pronto? Luigi? Pronto? Fratello? Oh, ma cazzo, il nostro giubbotto antiproiettile è fortissimo, per fortuna, cazzo. Un po' più svelto, signore, su. Un po' di zigzag, va? Per favore. Oh, no, no, vedi che sopra ce n'è solo uno. Faccio il girotondo. Ah, una cosa, vieni qua. Dentro, ehi, dentro. Non parlo con gli sconosciuti. Lei di qua, signore, su di nero, e l'altro vado dall'altra sala, intanto. Va, entra pure. No, no, lei qui. Ah, di qua, di qua. Entri, su. Subito. Non c'è bisogno di un disegnino. Perfetto. Se me ne vuole fare uno. E dentro vada, che dopo avete tempo per disegnare, molto tempo. Scusate, ma in ospedale io qua ne ho solo uno, Perfetto, signore, vado alla prossima. No, questa qui no, era questa qua. Sì. Perfetto, entri pure anche lei intanto. Ah, ok. Ok ragazzi, io sono... chiudo dentro pure lei, è perché se ne deve sicurezza. Grazie per il follow, madame 92. Microfono attivato. Boh, ragazzi, io sono... l'ho chiuso in centrale, quei due lì, questi sotto, l'ho chiusi. Prego, venga con me lei. Li ho separati, li ho separati i due perché diciamo non mi sembrava opportuno. Non lo vedo. Deve uscire dentro dalla porta. Venga. Aspetti. Chi è il signore? Dove sta? Non si vede. Lo centrale. Sceriffo. Lo arresti. Sì, sì, c'ho i documenti. Vieni fuori che ci sta pure un altro, non so se questo lui c'entra qualcosa. Comunque raga, perché metto in macchina questo. Xerox non claim sul server, grazie. Ok, mi merda lo sgozzo adesso. Che in pratica hanno fatto una rapina al Burger. Lo so, fra, è stata lì la sparatoria lì di fianco. Sì, lo so, infatti c'è Tea come testimone. Allora, sì, dopo faccio tu. E ho registrato la denuncia che ha fatto. Vediamo. Poi te la carico se la vuoi. Se no riascoltalo. Microfono disattivato. Appa la porta. Perfetto. Signore? Posso fare una domanda? Veda, sceriffo, che era lei che ho detto di andarsene via quando sono stata sul posto? No, io ho visto solo uno sceriffo. Appena l'ho visto la divisa sono corso verso di lui. Ok, ma quando sono arrivata sul posto, il ragazzo di maschere... No, non ero io, gente. Ok, allora era un'altra persona vestita di bianco. Sì, so chi è, forse. Ma ragazzi, però per favore, Totò, trovatelo per favore. Può darsi che sapete in ospedale, non lo sappiamo, adesso verificheremo. Fatemi sapere. Suono riattivato. Ce ne sono altri per forza, ce ne erano tanti altri. No, santo. Non era di colore, quella persona lì? Sì. Che ho visto quando sono stato sul posto, aveva capelli bianchi, grigi. Mi sembra che sia uno. Boson, ce n'è uno già qua. Penso dove? Di sapere chi è, però non sono sicuro. Penso sia Ignazio, penso. Devo ammanettarlo? Cioè, assolutamente. Ok, signore, si giri e la devo ammanettare. Che ti chiamano in arresto e leggili i diritti. Ieri. Oh, io ho letto i diritti solo a quello vestito di nero, quello vestito di bianco li hai letti tu? Soprano, Luigi. Vabbè, io spero li abbia letti, ma sì, li leggiamo dopo. Ragazzi, come regola possiamo anche leggerli direttamente dentro la centrale. Sì, infatti, quindi tanto quando li riuniamo tutti, li leggiamo una volta per tutti. Per correttezza bisognerebbe leggerli mentre gli si mettono le manette. Sì. La smetti di toccare la porta? Microfono disattivato. Per fortuna, ragazzi, io dico per fortuna. Quando stavo io dico per fortuna, mentre stavo seguendo quello vestito di nero, ho switchato dalla pistola al taser. Dico per fortuna perché se l'avessi taserato non l'avrei fatto probabilmente. L'ho taserato, è caduto a terra, l'ho arrestato, poi è arrivato Igor, sì. Mi ha sparato lui. Poi io tipo, mi stanno sparando contro, mi stanno sparando! Top. Mica, t'ho sentito tutto incasinato, ho detto, minchia, che cazzo sta succedendo? Terza guerra mondiale. No, perché in pratica io stavo seguendo uno a piedi. Tac, tac, corro. Mi viene la buona idea di switchare da pistola a taser, no? Perché quando sei a distanza il taser lo spari e cade a terra, così lo raggiungi e lo manetti. Allora, switch, ho detto, speriamo che non mi scappa. Switchato, l'ho visto, si è girato dietro l'angolo, ha tirato fuori il fucile e mi ha sparato. Pum. Due spari, ha fatto due colpi. Io l'ho teserato, è caduto a terra, gli ho messo le manette, ho detto, sono ferita, chiedo rinforzi. Tipo un attimo di girarmi, arriva Mirkovic e Igor, no? Mi spara pure lui e poi Geppe, vedi che sopra c'era Confundus, solo che non c'è più. Probabilmente è uscita dalla porta qua sopra, però vabbè, abbiamo i documenti, la chiamiamo in centrale. Ma quindi tutti quei corpi a terra erano tutti player? Quei corpi a terra? C'era la war tra mafia e messicana. Sì. E che Adam 1, Adam 2 intact, grazie. Hello. Perfetto. Un secondo, vediamo se ce ne sono ancora. C'è la chiamata... Ma qua ne abbiamo due. C'è stata una rapina al burger. È entrato nel tuo canale. Hai capito? Sì, no. Sì, la rapina al burger era prima della sparatoria. Prima della sparatoria? Sì. Poi questi si sono spostati e hanno iniziato a spararsi? Esatto. Ma sono collegate le due cose? Penso di sì, perché ci hanno detto è stata la rapina al burger e poi arriviamo sul posto e tipo l'avvocato, quello lì, cioè spaghetti, fa si a sparare nella direzione della costa, verso il negozio di maschere. Allora io sono andato da solo perché Soprano chiedeva domande. Intanto arrivo sul posto, c'era uno vestito di bianco con capelli grigi, penso che era tipo Ignazio, penso. Si chiama Ignazio Pivitera, penso sia lui. Che mi diceva aiuto stanno sparando, no? Ve lo dovevo mettere a terra con uno con un fucile pesante in mano. Lo rincorro, mi avvicino ai cadaveri, controllo, vedo le persone a terra. Soprano si avvicina anche lui, vediamo due uomini correre. Uno la manetta, che era quello vestito di bianco, che adesso qui in centrale. E l'altro l'ho rincorso io fino a quando mi ha tirato, cioè, da spararmi contro, io l'ho teserato, l'ho arrestato e poi dopo l'ho tirato giù poi. Non so in che modo scega. Faccio mettere in quest'altra auto. Che casino, guarda mamma. Allora, mi apro la porta, aspetti. Tutte le ho aperte, scelga lei. Quindi volevo fare una domanda. Sì. Ma se io andassi da Burger Soprano, allaccio la cintura. Sì. e ordinassi... Ma c'entra con l'argomento o è una cosa a caso? No, non c'entra nulla con l'argomento. Allora non adesso. Allora ragazzi, io ne sto portando tre in centrale, che sono gli unici che a quanto pare erano rimasti lì. E ma quanti sono? Ora... Sono più di 5 allora. Lo so, mo li controllo tutti. Comunque devo controllare. Chi manca lo chiamiamo in centrale. C'è un modo per tornare indietro nelle live? No, però quando finisci dovrebbe diventare un video quello. Sì, no? Perché c'è un tizio ancora, penso sia Ignazio, non so come si chiama, Ignazio penso sia lui, con capelli grigi, che si era fermato, era lì con le ossa di maschere quando io sono arrivato, e mi ha detto guarda, stanno sparando lì giù. E poi l'ho lasciato perdere perché era disarmato lui, no? Allora a quel punto lì penso sia stato lui, perché il tizio ha visto di bianco che c'è qui in centrale, dice di non essere lui. Signor... Quindi devo controllare il video per vedere schiera, per il riconoscimento facciale, se ce l'abbiamo. Prego, seguitemi. Siete sicuri ragazzi? Vediamo la live, mi dicono che già in teoria sul canale ho già il video. Tecnicamente puoi provare a guardare sul clip se ce l'hai già. Ah no, c'ho già il video fino adesso. Allora, dentro la stanza tutti, il clip dovresti fare. Per favore fate silenzio in quella stanza. Posso andare? Tutti qui dentro, tutti qui dentro. Io vado, eh. Tieni un buon profumo, signorina. Sì, grazie, vieni dentro. Scusami. Bene, le piace, vuoi che le regalo? È un profumo da donna. Prego, dentro. Era riesco ad aprirla. La ricercata è in stato di fermo in piazza centrale. Chi è questo? Ok, allora qua ce ne sono 4, quindi... Allora, lui è Salamanca, giusto? Vai dove c'è la sedia. Per cosa ti ho chiesto, Emilio, se potevo fare la domanda, ma... Se non è nell'argomento, ma giusto io. Metta qui. Sì, poi... La risposta già la immagino. Vediamo qua che abbiamo. Non li ho più, io i documenti me l'ha presa. Qui sono uomini armati alla... Come no, gliel'ho rimesso in tasca, devo rivedere chi è. Sicuro? Allora. Signore. Ok, Anderson. Fermo. E posso togliere sta maschera per favore? Vai dove c'è Salamanca, con calma. Con calma, puzza sta cosa di cane bagnato. Mi scusi? Sta la ente dell'acqua che profuma. Oh, recuperiamo. Signore, venga più qua. Salve, avete bisogno? Venga, esca fuori intanto. Dica. Mi scusi, venga qui. Per caso, con lei c'era un uomo con i capelli grigi? Vengo qui vicino al balcone. No, a meno che Totò si sia fatto i capelli grigi, no. Perché mi dico, ho visto nei quarti video della mia bodycam e con una serata sul posto c'era un uomo con i capelli grigi. Adesso devo confrontarlo con il conoscimento facciale, penso già di capire, di sapere. Vuoi qualcosa da mangiare, da bere? No, va bene. Il mio cane che lei è sicuro? Aspetta qui, non ti preoccupare. Un attimo solo. No, cioè almeno io non... Raga, ne mancano un botto, ve lo giuro. Un po'... Confuso, manca Gregory Johnson, Beatrice Conte, Corrado Gregory Johnson c'è Gregory Johnson e Jackson. È sicuro signore, quindi è sicuro perché non c'era nessun altro uomo con capelli grigi con lei? Sì, non lo... Guardi, magari era lì perché era lì per i fatti suoi. Ok, un secondo, callo con la signora. Rientri pure nella sala, venga qui dentro. Sì. Gregory? Emily? Scusami, Gregory. Tu eri lì sul luogo? Io mi stavo dirigendo al negozio di maschere perché... Ok, posso farti una domanda? Sì. Sul nuovo negozio di maschere c'era un uomo con i capelli grigi per caso? Non lo so, io l'ultima cosa che mi ricordo è il negozio di maschere. Poi mi sono risvegliato in ospedale con 3 proiettili. Che palle, non puoi ricordarti nulla. Parlate bene, pure. Corrado, tu come stai? A parte il braccio, insomma. Soprano? Soprano? Oh. Io sono sicura, e riguardo anche le mie live... Cioè, guardo anche le mie bodycam, sulle mie registrazioni live bodycam, che sul tablet che le trasmettono. E c'era, sono sicurissima, un uomo con i capelli grigi vestiti bianchi. No, non qua, veramente. No, non qua. In un altro centrale, esatto. Non è proprio il momento, ve lo giuro. Non è proprio il caso. Andiamo qui, dai. Vieni. No, anche là c'è gente. No, qua sotto no, per favore, andate su. È un caso importante questo, per favore. Vabbè, sono sicura, proprio al 100% che c'era un uomo con i capelli grigi. E chi era? Non lo so, devo fare il controllo facciale adesso. Però penso già di sapere forse chi è, ma non sono sicura. Io ho chiesto a tutte le persone se c'era, nessuno sa nulla. Non lo so. Ma che è? Allora, Pasquale, fammi un favore. Prendi un annuncio E scrivi i nomi che ti sto dettando che devono venire qua, altrimenti saranno dichiarati latitanti. Dammi un attimo. Un attimo. Chi è che ha sgazzato? Queste cazzo di manette. Sento un odore. Posso perquisirla, signora, per favore? Sì, le canzoni di sicurezza obbligatorie, agente. Io... Per le canzoni di sicurezza anche Gregory dovrebbe averle, però non so perché non ce l'ho. La perquisisco un attimo. La spalla destra, tutto fasciato, indolenzito. Ok. Armato fino a denti, eh? Perché? Il portarmi ce l'ha lei? Tutto in regola, agente. Posso vedere fuori? Prego. Nel taschino destro dovrebbe essere. Ok, allora, tutto regolare. Chi sono, scusate? Allora, signori, sono tutti regolari. Riguardo... a manetta pure Gregory, grazie. Sì, sì, voltati per fuori. Per sicurezza, per... Bene, mi dispiace. Voltati. Sì. Ok, comunque c'è il regola riguardo agli armamenti. Adesso bisogna parlarne tutto degli altri di là. Arrivo subito. Certo. Controllo un attimo le licenze a quello che era con noi, che era... Sì, sì. Parlato, che sia armi addosso pesanti almeno, controllo. Il signore che era con me in macchina? È quello lì col passamontagna. Lei, venga, venga intanto, signore. Vengo pure, amico. No, no, solo lui col passamontagna. Io? Sì, venga, sì. Venga. Io? Sì, 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 lei, lei, venga, venga. Arrivo, arrivo, subito, subito. Innanzitutto ha la maschera ancora addosso, riesce a togliersi la maschera? Sembra da una mano. Perfetto, si volti. Opla. Si tolga la maschera. Tutto per lei, subito. Ah, ok, meglio. Si rimette le manette. Perfetto, signore, adesso la perquisisco. Metto contro il muro. Non c'è bisogno, adesso controllo un attimo solo. È così veloce. Ok, ha dei coltelli che possono farmi male? Dei coltelli che possono esserci farmi male alle mani? Penso di sì. Ok, controlliamo. Armato anche lei fino ai denti, eh? Ma è per cani. Vabbè, scacciacani. Però usa una pistola per scacciacani. No, no, il fucile, il fucile. Anche il fucile, fucile. Fucile a sale per scacciacani. Sì, sì, perfetto, vabbè. Ritorni dentro. Ah no, un attimo, fermo. E i suoi documenti della licenza dove si trovano? La tasca. Ok, prendo. Perfetto. I documenti sono regolari, a posto, va là dentro le stanze. Ovvio che sono regolari. Emily? Sì. Gregory è già qui, eh? Sì. Posso vederlo? Non ora, dopo, quando finirà tutta la questione. Ma dovrei parlare 10 minuti con lui prima, no? Non sai, non puoi fargli l'avvocato, sei familiare. Cioè, un attimo solo, però, devo ancora finire di portare tutti qui. Cioè, adesso penso che l'avvocato lo chiameremo appena avremo raggruppato tutti. Poi dopo, se vogliono gli avvocati... io sono suo avvocato da contratto, quindi... Sì, se vogliono gli avvocati, poi dopo chiameremo. Un'urgenza, o piscio quando so, viene. Deve andare in bagno, signore? Claro. Sta in bagno. Di sopra. È qua. Vabbè. Qua. Mi dà piscio in sto angolino. Sì. Sì, arrivo subito. Vada, vada. Agente. Sì. Lo sto dicendo io. Signore. Signor Totò. Era lì sul posto? Vabbè, è finito l'ospedale? Sì. Perfetto, mi segua. Era sul posto. Sì, era sul posto, comunque lo dico io, perché la chiedevo di lei. Si volti, per favore. Per le cauzioni di sicurezza devo mettere le manette. Le metto molto forti che non farle male. Prego, entri dentro la stanzina qui, ci sono delle persone che la conoscono anche. Buone notizie, il nostro amico è sano, è salvo. Totò! Totò. Totò. Vabbè, vi lascio qui, per favore fatemi passare. E ha delle armi addosso o non è seduto senza niente? No, no, mi sento abbastanza libero. Ok, a posto. Oddio santo Totò. Ok, loro sono in tre qui dentro, lì sono in quanti non lo so, ne mancano due allora. Ho paura che rido da qualche parte. Allora, mi ricordo che... Ah, un attimo. Sì. Mi scusi, signor Spadafora, giusto lei? Sì. Lei si ricorda qualcosa riguardo al negozio dove si trovavano le trovate le grosse maschere? io diciamo stavo andando con il signor Corrado verso il Burger Shot dopo aver accompagnato la signorina Tea. Sì. Eravate per caso con un signore con i capelli grigi? Qualcuno di voi si ricorda? Un signore con i capelli grigi vestito di bianco? No, ancora questo qua, no. C'era sto qui, devo chiedere cos'è. No, gente, non era con noi. Io posso dire che appena siamo arrivati al Burger Shot, delle persone, boh, mi sembravano incappucciate. Ok. Sì, vabbè, ne parleremo dopo con il detective durante l'interrogatorio, signori. Io non posso, ora non è il momento giusto per fare queste risposte, però ho chiesto solamente sapete se c'era con voi l'uomo con i capelli grigi, solo questo. No. No. Ok. Comunque Tea può confermare tutto, se lei penso abbia visto tutto. Vediamo se Tea sarà costruito questo uomo. Devo capire chi è sto uomo con i capelli grigi, tipo subito. E qua c'è un signore. Ah, salve. Salve, mi hanno chiamato. Prego, venga. Qua. Via, dentro. Mettili le manette. Luigi, è arrivato Paul. Come manette? Cortesemente questo, dato che la signorina è stato di fermo, la tenerla foto mi sembra un po'... allora, signore, tutte le... Allora, se lui mi lascia con le manette, io continuo... Un po'... però... Ecco. Oh, ma questa signora... No. Salve. Salve. Una poliziotta. Salve. Questo Salve. È passato da Mosi. Lei è? Perché? No, scusi un attimo, bisogna. No. Pensavo... Tea? Posso parlare un secondo? Vieni, scusa, vieni con me. Buonasera. Scusi se siamo in questa situazione. Sì, prendi un caffè, guarda. Anzi, guarda che ti do una coca, guarda una Coca-Cola. Maro, vabbè, prendi un caffè. Vi levate dal cazzo, gentilmente. Vabbè, vieni intanto come ti ho parlato di una cosa. Grazie. Tea, eri sul posto tu, vero? Io ero al Burger Shot. Sono entrati, erano armati. Ok, te devo chiederti una cosa, perché c'è un uomo in cui non ho i documenti che era sul posto della sparatoria, che so che ha i capelli grigi, vestito di bianco. Era con voi? Capelli grigi, vestito di... Io non me lo ricordo. Per favore, Tea, perché sto uomo potrebbe servirci, perché non è sparito dopo tutta la sparatoria, è sparito, potrebbe aver visto qualcosa di importante. Io no, allora, quando sono uscita dal Burger Shot dopo che sono venuti a puntarmi con le pistole, non so cosa avevo in mano, c'era un avvocato, poi... altri due signori, ma non c'era uno con i capelli bianchi. Ce l'ecco dove? In game o in live? Con capelli bianchi? No, non ho visto nessuno con i capelli bianchi, no. Perché c'è sto uomo che è pure investito per sbaglio durante la sparatoria e devo capire chi cazzo è. Che è successo? Vabbè, grazie. Che cazzo lo so, ma hanno bloccato il conto. Venga, poi. Che succede? Signorina, lei è? Beatrice Conte, perché... Posso seguirmi per favore di sotto? Ok. In stato di fermo. Voglio un avvocato, mi chiami. Voglio un avvocato. Sì, sì, dopo. Maronna, che casino. No, dopo l'avvocato, signore. No. Sì, adesso ho un altro cliente. Sì, ho un altro cliente. Andate, dopo arrivo. Prego, signorina, venga. Allora, stavo dicendo, le prove... Beatrice Conte, lei? Sì. Perfetto, allora è quella. L'ultima. Le devo mettere le manette, si può togliere. Okay, sicurezza, 30 minuti. Può girarsi per favore. Maledetto. Aia, piano. Le metto piano. Prego, venga, mi segua. Ma che è tutto questo? Cazzo, faccio vedere. Ecco, è andata l'ultima, prego, qui dentro. No. Ci stiamo, Prego. No, quella non entra, te lo dico io. Ecco, Luigi? Lo vuole l'avvocato? È arrivata l'ultima, Ponte è arrivato anche. È già dentro, signore. Perfetto. Lei vuole un avvocato, testimoniare quello che è successo. Penso di averne bisogno. Com'è che si chiama? Melissa P. Signore? Aiuto! Devo capire che cazzo è quello. Prego. Un documento di identità mi serve. Gepero, tu mica riesci a registrare, che non so perché non mi funziona. Sì, aspetta che carico il tutto. Io, signore. Secondo me, ragazzi. Fermo. Non so perché non funziona un cazzo. Rinforzi immediati. Ma cosa usi per registrare? GeForce Experience. Ah, è una Jeep grigia. Apri l'app di GeForce Experience. Prova ad aprire la condivisione di giochi. Uomini armati delle donne in maschere. I rinforzi. Perché di solito non si attiva ogni volta che avvii il computer. Devi provare ad attivarti manualmente. E come si fa? L'ho aperto poi? È in alto a destra della finestra. Ci sono tipo tre pallini uniti di fianco a quello delle impostazioni. Sì. Ecco, cliccaci. Se diventa verde vuol dire che si attiva. È verde, però... Prova a aprire il menu. Ti apre il menu quando ci clicchi, scusa. Qui sono uomini armati all'ottima. Allora no. Perché? Tu Jep sei riuscito, non c'è, riesci tu? Aspetta che sto provando. Com'era Wingin? Qui sono uomini armati al negozio di maschere. Oddio, signore! Fermo. Yes. Qui sono uomini armati al negozio di maschere. Ok, ho la faccia di sto tizio. Mamma mia, che cazzo di sparatore, raga. In due l'abbiamo fatta, in due. E ti dico, per fortuna ho tirato fuori il taser io per sparare al tizio che seguivo, perché se no non l'avrei fatto, Vabbè che metà del lavoro l'hanno fatto tra di loro, quindi... Sì, ci sono. Aspetta. Raga, ma arriva? Buson, vieni. Buson, entra. Allora, lì mi hai detto che ha rinnovato il porto d'armi. Lui che ha fatto il porto d'armi ieri era lui. Vai, tranquillo. Ote! Ce l'hai fatta? Puoi registrare tutto? Ok. Sì. Ma se stanno buoni. Va bene. Vediamo se questo funziona. No. Non ha funzionato. Che sta a fare questo? Oddio, signore! Non c'è equilibrio. Ok. Già. Totò che è qua a fianco a me, alla mia destra. Non entrare. Ero in macchina con lui ed eravamo insieme a Tea, la sua ragazza. No, non ha funzionato. Vedi se riconosci sta foto. Passamela. È Ignazio? È lui? Perché mi è venuto il dubbio pure a me. Sì, dovrebbe essere lui. Perché era lì sul povo della sparatoria. L'ho contato. Appena... No, aspetta. Ma era lì. Non fare cosa affrettata. Parlo con Luigi. Vado un attimo, aspetta lì che esce. Te stai pulendo? Parla col sottosceriffo. No, sapete dove si trovava mentre stava venendo rapita? È davanti al Burger Shot, lì nel... Ok. Nella seconda entrata, dopodiché loro hanno visto che noi li avevamo notati. Io ovviamente ero ancora al telefono con Luigi e hanno iniziato a inseguirci. Dovrei un attimo parlarti dopo. No, sto facendo. È urgente, un altro uomo che era sul posto, penso di sapere chi è. Dovresti riconoscere un attimo la faccia, per favore, un secondo, se lo conosci. Chiamalo, per favore, chiamalo qua. Ok, lo chiamo subito, ok. Lo chiamiamo subito. Ok, quindi avete visto questi uomini che caricavano te su un su. In ginocchio lì davanti. Signore, signore! Lei? Sì, agente. Cascato, lo stavo chiamando. Ah, tutto a posto. Venga, venga un attimo. Sì, la seguo. Sì, lo prometto. Infatti stavo aspettando. La stavo per contattare in centrale. Sì, grazie. Decisamente. Avevo fatto una fatica per trovare la sua faccia nel video che stavo registrando la bodycam. No, io ero qua, sono arrivato 5-10 minuti fa. Possiamo uscire? Ok, signore, lei ha visto tutto, giusto? Ma insomma, io mi stavo dirigendo al negozietto delle maschere. Ho sentito anche lei, era insieme ad altre persone. Anche le altre persone stavano dirigendo lì. Lei ha visto delle persone? No, io ho visto una signorina, mi pare, vestita di rosso in lontananza che sparava. Ora no, che sparava, però io avevo paura. Infatti, sono uscito alla macchina. È armato in questo momento lei? Sì, sì, sono armato. Posso sapere cosa adesso per fuori? Allora, aspetti. Posso perquisirla perché per entrare qui dentro? Sì, per sicurezza. Sì, certo, certo, faccio, prego. Ok, un attimo solo, c'è qualche arma tagliente che potrebbe... Sì, ho un coltellino. Ok, eccolo qua, va bene, a posto, venga pure. Sì, lo seguo. Un secondo solo che scrivo un messaggio. Sì. Accende, ho bisogno di bere un po' d'acqua. Ok. Signor Totò, invece lei è stato trasportato in terapia intensiva o... No, cioè sono stato trasportato in barella in ospedale. Sì. Infatti... Aspetti qui pure. Prima del, diciamo, di perdere i sensi, non lo so, non ricordo bene. Mi ricordo che stavo, infatti, avevo lasciato Tea al Burger Shot, sì, perché non c'era posto in macchina, la macchina era a due posti, e dopo che l'ho lasciata lì gli ho detto aspettami qua. Sono andato a prendere Corrado, poi siamo passati un attimo per il negozio di vestiti. Mentre si passava di lì siamo andati al Burger Shot per appunto andare da Tea, e diciamo che fuori da mi sa che stava aspettando dentro lei, non so, ho detto accomodati dentro, non stare qui in mezzo al parcheggio, e non ricordo bene, mi pare di aver visto delle persone uscire incappucciate dal Burger Shot, e dopodiché mi sono, diciamo, sentivo che mi urlavano qualcosa, ma non ricordo per bene cosa. Mi sono, diciamo, allontanato da quella zona perché, diciamo, mi ero abbastanza un attimo impaurito. Sì. E, sento che degli spari, mi sa, verso la mia autovettura. E lei dove si trovava mentre subiva questi spari? Non ricordo per bene. Mi pare che andavo, diciamo, sempre lungo la costa, in direzione là, non ricordo molto bene. Chiaro. Poi, prima che mi sono risvegliato in ospedale, no? Che è arrivata Tea, mi ha detto però che lei non è stata, diciamo, aggredita. Cioè, è stata aggredita ma non è stata, diciamo, portata via. Ok. Mi ha detto che sono entrate queste persone incappucciate e gli hanno minacciato di dargli un tacos. E non lo so se avevano... Penso sia al piano di sopra, da quanto ho capito, la mia ragazza. Ok, per il momento va bene così, signori, dovete attendere ancora un attimo. Sceriffo, venga. Soprano? Lui era l'uomo che c'era sul posto, però ho visto anche per sbaglio. Io un bicchiere d'acqua. Signor Ignazio, lo faccio arrivare su. Lei è stato un testimone dell'accaduto? Beh, testimone per un attimo. Venga qui, sceriffo, mi serve che ha la bodycam. Sì, ci sono visto. Allora, agente, sì? Agente Wilson, potrebbe per favore portare dell'acqua ai prigionieri? Sì, però dove la prendo l'acqua? Posso? Sopra. Prego. Allora, niente, praticamente io ho visto, stavo dirigendo al negozio di maschere e ho sentito spari. Avete finito il Vabbè, uso i fondi del dipartimento di polizia per l'acqua. Non ce ne ho di soldi da spendere qua io. Ma chi è lei? Ryu? C'è un sacco di lavoro. Lo so. Sì, mo faccio fare. Di sotto abbiamo tipo 10 persone stasera interrogatori. Stasera non si esce, Ryu. Sparatoria multipla. Stasera non si esce. Sparatoria multipla, la negozio di maschere c'è stata. Una volta tanto che lavorate, cazzo. C'è stata la sparatoria multipla negozi di maschere. Oh. Beh, se vuoi dare vini di sotto, se vuoi dare un aiuto, se no, renditi lì. Tanto c'è già collega al bancone, intanto tu vieni di sotto, dare una mano. Quindi lei ritira la denuncia? Che dici quando? Signore. Madonna, spazio. Madonna, chi sulla sedia? Te le posi un po' più duro. Le tolgo le manette, signori, ok? A chi, a loro? Tutti, sì. No, non ancora. No, vabbè, tanto li faccio bere. Vabbè, sì, per quello sì, certo. Allora, per favore, uno alla volta, uscite un attimo, le faccio bere. Vada, Totò, vada. Vai, Corrado. Ora si può girare. No, un attimo solo, uno esce, poi lo lì. Allora, io direi, sì, a posto direi, invece non li interroghiamo quelli tutti assieme. No, chiaro. Li prendiamo uno ad uno. Sì. Ok, sì, passo per così là anche un attimo per fare. Sì, certo. Ok, perfetto, non c'è nulla. Gli do cosa da bere? Non c'è la macchinetta sopra, chieda a qualcuno qualche. Guarda qui. Vabbè, grazie. E da mangiare ce n'è bisogno o no? No. Ok, intanto si beva pure se ha bisogno. Altrimenti può bere dopo, vabbè. Le mani sono i soldi di tutto il dipartimento di polizia. Prego, posso rimettere le manette? Ah, sì. Sì. Dovrete aspettare un po', abbiamo venuto un detective, ci vorrà un po' di tempo. Certo. Prego, il prossimo. Attendo qua. No, rientri pure lei, rientri pure. Ah, rientro dentro. Sì, solo che darvi da bere, si volti per fuori che la tolgo le manette. Sì, per favore, delicatamente che c'ho. Sì. Sì, posso perquisirla un attimo? Sì, certo. Ok, posso chiedergli di mettere a terra tutte le armi che ha, per favore? Sì. E la carta ne dà un secondo anche, per favore. Ecco lei. Grazie. A posto. Allora. Soprano, vieni un attimo con me. Posso bere? Posso riperquisirla? Sì. Ma i signori... Ok, vedo che ha da bere, se vuole può bere, signore, e sì, mangiare. Grazie. Gestisco gli stipendi del dipartimento per quello così tanti soldi, Manix. Perfetto. Mi devo rimettere le manette poi ora. Sì. Poi mi ridà la roba. Se le armi le verranno ridate potrà chiedere a qualsiasi gente e dopo vado a depositarle lì sopra. Segnerò che cosa dovrebbero ridarle. Se vanno restituite, non si sa mai, adesso dipende se venite tenuti colpevoli o meno di qualcosa. No, sì, abbiamo più che altro, non mi ricordo io le cose, vabbè, se segna lei tutto a posto. Sì, io già so, ho preso solo le sue armi, quindi sono solo quelle che potevano. Ok, grazie. Vai, ritorni pure dentro. Sì. Avanti il prossimo. Vai, Gregory. Io togli le manette. Ok, hai da bere, da mangiare addosso? Sì, mi ha detto Serena. Sì, fai pure, aspetta. Ok, bevi, mangia, ma se vuoi ti mangia non ce l'ho. Se vuoi bevi pure. Posso rispondere a Serena che era su... no, mi dispiace. Almeno gli dico che va tutto bene. Finché non si può, non si può. Va benissimo, va benissimo. Devi rimettere le manette. Magari glielo dica lei, Emily, per favore. Non sì, voglio farla attendere tutto. Avete richiesto un avvocato o avete già parlato col detective? Non lo so. No, abbiamo già fatto col detective. Ok, perfetto. Prego, andate pure, vi lascio qui. Sì. Prego. Signore, scusi, ha sete? Ah, lei vuole? Sì, allora aspettate, mandamene uno a uno. Un attimo che... Luigi, lo mando in cella oppure lo... No, no, vabbè, fallo dormire lì, dai. Poi tanto non se ne può andare alle mani. Signore, mi scusi. Io dicevo di metterlo dentro. Deve bere? No, no, è che... E poi lo scacciavamo. Ma lascialo lì, tanto non se ne può andare. Sì o no? Vabbè. No, io no. Ok, perfetto. Andiamo. Signore, lei deve bere? Vabbè, prego. Qua signore, lei deve bere? Perfetto. No. Vabbè, grazie per la risposta. Cosa c'è, gente? C'è bere la gente, se no ci muoiono. Qualcuno di voi deve bere? No, io voglio un avvocato, però. E quello dopo. Qualcuno di voi vuole bere? Io vorrei essere interrogato da uno sceriffo. Tanto interrogano solo loro, quindi... Volete bere o no? Arrivo. No. Sì, però voglio parlare con uno sceriffo io, Lei la maschera riesce a togliersela? Non gliel'avete fatta togliere. Poverino. Le manette. Vabbè, dopo. Io vado. Allora, mi servono agenti in pattuglia in giro. Mi hanno appena bucato le gomme. Vabbè, Alcazan, tu ti prendi il cadetto. Ricordo che ha diritto di un avvocato. Prendi un cadetto, per favore. No, stai su. Prego. Necessita di qualche cosa? C'ho Ryu Tanaka e Spark. Sergente. Sì, mi dica. Mi sono liberato se serviva l'avvocato. No, ma ancora no, non ho chiesto l'avvocato. Man mano 1-1 l'interrogo, man mano 1-1 dice a Mira se vuole. L'ha chiesto però. Non glielo so dire, signore. Cioè, lei è preceduto, si è fatto furbo. Non so il vostro motivo, ma... ci hanno rapito e ci hanno rasato. Gregory sta bene comunque. A me te lo dico, Serena. Grazie. Gregory sta bene, vai te li dico. Il microfono. Adesso vado a... Dove sei? Lei, agente? Lei dovrà scontare una pena. Andare in pattuglia. E pagare, sì, da solo sergente. No, con sergente Broadway, sì. È fuori sergente? Un attimo, mica fuori. Arrivo, a me ne arriva almeno una. Mi togli il casco. Però tu vieni in centrale che c'è un cadetto che viene con te. Mi sto cambiando i capelli. Appena torni. H, devi andare al negozio vestiti. Tirami un calcio. Devi andare al negozio vestiti. Devi andare al negozio vestiti. Devi metterci dal blip del negozio vestiti. Femmina. Allora, il radio si faccia spostare col sergente Broadway e si parla con lui. Con lei. Intanto io mi prendo le mie forse devi andare lì a... Ma guarda che c'è un documento. Sì. Alcazan, appena riesci, spostati in Adam 1 e vai con la gente che c'è in Adam 1, ok? Sono riuscita a fargli ricavare solo 15 metri. Vice sceriffo, sottosceriffo. La signorina Beatrice prima è stata portata dentro, aveva chiesto me come avvocato. Io ero occupato, ho detto che l'avrei raggiunta dopo. Senta, sta parlando dell'avvocato, giusto? Sì. Si stanno occupando una persona alla volta. Non appena una persona durante l'interrogatorio chiede l'avvocato, le verrà fornito una persona. Quindi a quanto pare finora l'interrogatorio non hanno chiesto un avvocato. Però la signorina Beatrice... ma mi sa che ancora non l'hanno interrogata, l'ho vista ancora nella sala. No, sta ancora ferma, non sono interrogata. Abbiamo un sacco di persone per questo avvocato. Dobbiamo un attimo... Sento la voce dei Waves ma non lo trovo. Suono riattivato. Stanza, dimmi. C'è un signore sopra che vuole ma porca miseria, quanto corpo. Posso avere? Può servire? Sì, dimmi. Un signore sopra che desidera avere una targa provvisoria perché non ha targa veicolo. Sì, esatto. Non ha targa veicolo, cosa, signore? Salve. No, non posso parlare, sono troppo occupata per il muro. E guardi il vetro. Mi scusi. Mi spiace signore, non posso ora un attimo solo perché parlare con una persona. Dove cazzo è Waves? Waves è giù. Dove? Lo sento parlare un attimo, aspetti lì. Ok, gentilmente Waves, dove sei? Metta le mani dietro la schiena. secondo, vai. Ok. Eccolo. Bene. Waves. Pamela, oddio santo quella. Waves. Che dica? Posso chiederti per favore, appena finisci, puoi prendere Ryu come agente per favore con te in pattuglia? Sì. Grazie, sposatemi in un Adam allora, perché ci sono troppo che cioè, dobbiamo garantire il servizio anche a normalità, oltre a quelli che sono di sotto. Sì. Sposati in un Adam con Ryu per favore. Ryu, collegati alla radio. Un attimo. Adam 2, vi assegno Adam 2. Avete Waves, Adam 2 vi assegno. Sì, ho capito. Vai. Finisco questo e vado. Perfetto. Adam 2, Adam 2, Adam 2, Adam 2. Adam 2. Ma rimani ferma, no? Ok, Alcazzani intanto poi sposati in Adam 1 con Sparkles, ok? Sì, 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 adesso mi sposto. Perché io adesso devo quittare, quindi non ho bisogno di gente che stia in pattuglia. Signori, guardi, siamo in una situazione molto piena. Per favore, può tornare più tardi. Stasera. Cerchi di usare un altro veicolo. Arrivederci. Guardate questi. Alca, aspetta, se sposti Stratteo per fuori in Adam 2. Tu che hai il potere d'admin. Stratteo in Adam 2? Adam 2, sì, con Ryuzaki. Ok, e tu spostati appena riesci in Adam 1. Devo spostare qualcun altro? No, tu vai in Adam 1, tu. Ottimo, ok, tu Soprano stai giù con a fare interrogatori, io quitto, quindi stai in 3 di sotto, insieme a sto sceriffo che gira su e giù. A posto siamo, io quitto, quindi rimanete in 4 sotto. Va bene. Ok, ho capito pure il servizio in giro, quindi mi chiamano anonimo, vuoi vedere? Esatto, anonimo. Guardi, senza neanche guardare il telefono pensavo subito che mi avessi chiamato un anonimo, quindi mi dica pure. I capelli così si fa girovare. Ciao Emily, sono Romulo del Rio. Serena, ah, Romulo, sei tu? No. Serena, vieni. Comunque lei il signore. Cosa che mi dici, Romulo? Ti mando un saluto. Un saluto? In che senso? Ci rivedremo più avanti. Ma parti? Te ne vai? Oddio. Te ne vai? No, Romulo. Niente, mi ha salutato dicendomi ha detto ti devo salutare, ci vedremo più avanti, addio, mi ha già chiamata, vabbè. Oh mio Dio. Sì. Oh mio Dio, è una leggenda sta persona, un attimo. Ma tu sei... Ma ti ho appena giobbato pure io. Chi è? Ma tu sei Marisa? Sì, sono io. Allora sergente è quella che sostituisce Marca? Sì, sì, per qualche giorno sì. Ciao, piacere, sono una collega, un'amica e collega molto stretta di Marca. Piacere, Emily Wilson. Ah, Emily? Pensavo che fossi Emanuela Belli. No, no, no. Me l'hanno parlata comunque. Me l'aveva parlata Marca. Sì, dimmi. Posso andare giù? Mi dispiace, finché non finiscono tutti gli interrogatori, eccetera, eccetera, cazzate varie, no. Ma chi è quello con i capelli marroni? Ma chi è questo qui? Sono io. Ma... Chi si è un cresciuto i capelli? Certo. Vieni, entra. Oh, c'è Marisa Pasquale. Sì, già mi sta sul cazzo, l'ho già visto. Ma... Ottimo, hai già scelto la cosa di la cosa giusta. Basta zitta che ti sono venuta a salvare io. Devo mettermi anche il grado da sergente, non sono riuscita a metterla, perché il nostro cazzo di divise una femmina. Non hanno gli spazi giusti per poterla mettere. Sì, io vorrei passare, però appena... Ora stai lì. Che se fissi la porta non riesco a spostarti, eh? No, lo so. Serena? Ciao Pasquale. Ciao. Come va? Male. Perché? Hanno sparato a Gregory. Lo so. Non hanno sparato solo a Gregory. Lo so, Emily. Questo è un altro problema. Hanno sparato anche a me. Buonasera. Scusi. A chi, Emily? Eh? A chi altro? Senta, gente... A me? Sì, a te. Sì. Quando? Ma lei sembra il solito posto. Vieni più qua. Sembra il solito posto. Sembra il burger. No, a me è proprio in giù. Ma che nuovi agenti di polizia sono arrivati qua e non so niente. Ma tu eri lì? Quando è successo? Io ero lì dopo che è andata la chiamata della rapina al burger e poi hanno sparato al negozio di maschere. Lì c'era un mortorio perché c'erano 8 cadaveri a terra, 8 persone a terra. Ma che ducoglioni! Ma proprio adesso che siamo dimezzati. Rapina in corso, vabbè, niente. Sembravo no, vabbè. Uno sceriffo. Vabbè, no, è Ryu. Sì, finita, non so che di Sharma da detective. Mandiamo uno a controllare. Soprano, vai tu a controllare Shark se è finita veramente. Poi chiamare la ZTL. Sono io, Pasquale. Senza T, bello, senza la L. E che cos'è? Soprano, vai tu a controllare intanto. Signori. Dimmelo tu come va. Pasquale. Chi è che è Pasquale? Sì, sono io. Madonna, sono... Ma chi è l'impala? Sì, chi è l'impala che è partita? È Marisa. Ma tu non devi andare fuori servizio? Sì, ma sono ancora... vai! Magari nuove reclute. Sì, no, verificate se la rapina è conclusa veramente. In caso chiamate di forzi. Broadway è una sorella. Mark Broadway è una sorella? Sì, Mark sì. Broadway è una sorella. Marisa Broadway. Sì, e cos'è? Una cosa nuova, una novità che una persona ma non abbia una sorella. Che cazzo ne so io? Anch'io un fratello, era pure la gente. Non esistono solo soprani in giro che sono tutti maschi. Vabbè, comunque, Pasquale. No, tu sei da solo, tu sei di star di sotto, tu gli altri. Sì, adesso vado giù. Ero partito per la rapina in quarta. Vabbè, vado a prendere Romulo. E tu, Ryu? Vai con Waves sta un attimo giù. Dove? Giù? Ha contatto con altri. È lì, Waves, stai con lui. Ah, no, eccolo. Waves, state insieme voi due, io vado. Poi servizio, ciao. Ma posso avere il suo contatto telefonico? Signori, voi avete bisogno tutti? Salve, avvocato. Sì. Cosa? Devo farmi una patente temporanea. Sì, chiamo subito. Ryu, c'è la patente temporanea da fare dentro la centrale. Sa che... Tanaka c'è la patente temporanea da fare. Vieni dentro. Tanaka, fammi venire un attimo. È importante. Popi con canna lì. C'è una patente temporanea da fare, Ryu, per favore, puoi farla. Ryu! Vorremmo vedere. Sì? C'è la patente temporanea da fare dentro, ok? C'è la patente temporanea da fare. La chiama lei, E non vuole il suo numero di telefono. Va bene. Vabbè, io ero della forcità. Ciao. Lei deve fare la patente? Aspettiamo, dai. Deve fare la patente? Vabbè, ragazzi, io devo staccare, come ho detto già prima. Sergente, il signore non risponde. E quello lì che visto di nero? Non risponde. Signore? Vabbè, saprà che chiamerà la centrale. Vai pure con pattuglia. Vabbè, vado con Broadway. Sì, Waves. Vado con Waves, sì. Perfetto. È sceriffo? Che cazzo? Sceriffo? Sì. E Luigi? Luigi? Allora vi lascio Soprano, salve. Pasquale e qui sotto con voi a darvi una mano, ok? La polizia. Va benissimo, grazie. E solamente voi tre, se avete bisogno di guardarsi. L'avvocato di Greg. Sì, se lo ricordo. Io sono fuori città, sto andando, quindi arrivederci a tutti, buon lavoro a tutti. La moglie di Greg. Grazie, Wilson. Prego, mia quando Soprano garantisci tutto loro. Sì, ci penso io. Ciao. Microfono attivato. Vabbè, ragazzi, che casino stasera. Vi ringrazio tutti per la visione. Vi ringrazio per aver guardato la live. Ci vediamo domani, perché stasera non ci sarà live purtroppo perché sono impegnato. Ci vediamo domani, quindi mattina, pomeriggio, barra sera. E anche sera domani con una nuova live. Quindi grazie a tutti per aver guardato. Io vi saluto. Adesso vedo un attimo da chi lasciarvi. Non c'è nessuno che sta giocando in questo momento GTA che diciamo voglio stare, quindi non vi lascio da nessuno. Quindi ci vediamo, sì, Manix, lo so che sono belli stupici, l'ho detto anch'io, la centrale è bellissima. Quindi ci vediamo alla prossima live domani e vi ringrazio per essere con me e ciao a tutti.